Buonasera, ho l'onore e il piacere di essere qui con la signora Sandrino. Buonasera signora, questa intramontabile icona del cinema italiano che è qui protagonista della mostra del cinema di Roma con questo cortometraggio firmato da Maria De Carta e prodotto dalla Interfilm che si intitola Elis. Allora, questa bella storia, insomma, che è un po' un omaggio alla sua grandissima carriera, sì, un omaggio anche a Fellini, al grande cinema, ma anche alle donne, perché poi è la storia di comunque tra due donne, due generazioni diverse ovviamente, però comunque due modi di essere donna che si incontrano e poi ci urlano anche, no? Perché c'è un po' di conflitti, insomma. Bella, bella musica. E lei interpreta. C'è qualche venatura di thriller. Sì, ha ragione. Quindi insomma c'è un po' di suspense, lo possiamo dire? Sì, no, è bello che è un thriller psicologico. Certo. Io vedendolo per esempio stasera mi sentivo molto alto, quando io non è che mi emoziono a guardarmi, però era questo breve film molto intenso, un ragazzo bravo, un po' visionario di tale, si può dire. Giustamente, gli artisti devono essere visionari. E quindi lei interpreta questo bellissimo ruolo di questa attrice. Vabbè, io sono brutti. Addirittura? Non so perché è fotografata brutta. Non è che sono bellissima, sono solo che si trova a un certo punto della sua vita, insomma, di una carriera, voglio dire, brillantissima, bella, a fare un po' da chioccia a questa giovane attrice. No, in effetti è così, sembra. Però non è così, è anche un'affermazione di una grande personalità che è lei, e che quindi si improvvisa anche maestra, però che è sempre una nona di cui cambia, no? Perché cambia il ruolo di lei, e quello è poi l'altra, poi è un po' di nuovo lei. Beh, vabbè, lo scontro emotivo. Sì, quei caratteri sono bello forte. Allora, io le voglio fare l'ultima domanda e la ringrazio tanto. Allora, questa parete è una testata giornalista che sono prevalentemente di teatro. Che rapporto hanno con il teatro? Anche il teatro è l'amore della mia vita, nel senso che mi piace proprio il cinema, tutta la televisione, il teatro. Mi piace proprio l'emozione che si dà in incontro con il teatro. C'è sempre un momento, un attimo, in cui avviene qualcosa di straordinario. Irripetibile. È anche indescrivibile, perché è uno scambio, come se io diventassi qualcuno diversamente, qualcosa di straordinario che vale la pena di fare tanta fatica come si fa nel teatro da quel momento. La rivedremo su qualche palcoscenico. Tra l'altro quest'anno farò un musico finalmente e sarò di nuovo. Ci sorprende sempre. Signora, io le auguro veramente molto lungo per questo cortometraggio e buon cinema a questo punto. Grazie, grazie. Viva il cinema. Buona serata a me, grazie.